Mamma Topino, ben trovata in... Altidona, Marina d'Altidona. Ben trovata in... Sagre. Vai, ridillo. Ciak! Mamma Topino, ben ritrovata in... Sagre, che passione! Che vede che andiamo a Sagre? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul canale, qui con la futura mamma più sexy dell'universo, almeno per me. Ben ritrovati quindi nella nostra rubrica, siamo tornati nelle Marche, torneremo in una sagra che abbiamo già fatto lo scorso anno, perciò vi lascio il link qua perché non faremo il video della maglia alata. Perciò senza video. Ecco, magari se invece volete vedere qualche cosa del nostro ritorno alla maglia alata, seguiteci sui nostri profili Instagram perché qualcosa li pubblicheremo. Oggi andiamo ad Altidona alla Sagra delle Cozze. No, a Pedaso. Ah, giusto, a Pedaso alla Sagra delle Cozze, una sagra nazionale DOP viene considerata, una sagra considerata importantissima. E abbiamo letto delle cose tramite la prologo di Pedaso, perciò c'è grande aspettativa, possiamo dirlo? Sì. Tu non sei convinta? No. Perché? Non lo so, perché zio non la esalta così tanto. Ma noi siamo qui proprio per confermare, per i quantitativi, non saremo soli, ci sarà anche Giulia, la sorella di Simona, ci saranno anche gli zii e la non mamma, ci saranno i cani, la manager, buonere, il pozzo. Giulia, sei carica di questa sagra? Carichissima, guarda, proprio la vita nella mia vita. La vasta come ci aspettavamo, menù stringatissimo, ma va bene, se seguite questa serie sul canale sapete cosa ne penso. Ci sono le cozze, l'impreparata di cozze, gli spaghetti, credo i frutti di mare e le immancabili patatine. Però sono veloci, sono velocissimi, mo vediamo. La sagra numero 56. Vabbè, ma il numero conta poco, bisogna vedere se mantengono la qualità nel tempo. Io però adesso il grano casino. Allora, ti soddisfa? Non sono un amante delle cozze, però non sono cattive. Buoni? Va buono, va buono. Allora. È piccante? No. Colpa tua, è giusto, anche la cottura va bene. 9 euro vale lo spaghetto, 8 euro. No, 9 euro lo spaghetto, 9 euro le cozze. Prezzo onesto, io gli assaggio una cozzarella. Ma che per 6 trova il posto, capito? Allora, gli ho detto a zio all'inizio giustamente le guardati, però non è che poi... le cozze, quelle sono più... La cozza è buona. No, queste secondo me sono giusti, sì, sale, anche un po' saporiti. Però la cozza è buona. Mi sembra mi assenza l'ode. Sì. Tromagni, perché Tromagni. Però. Bevo Gesù. Abbiamo fatto il cimitero delle cozze, ora andiamo a giudicare. Andiamo a fare le nostre doverosissime conclusioni. Siamo ancora nel centro di Pedaso, ci siamo spostati per le conclusioni finali. Iniziamo con le cozze. Secondo me erano buonissime. Il quantitativo è gigante, infatti il consiglio è dividerne una porzione per due persone dopo una certa stomaca, cioè diciamo troppe. Anche che la sagra è la sua 57esima edizione, questo sì, vale. Sì, cioè il prezzo è rapportato giustamente secondo me pure al quantitativo e poi sono fatte con una sorta di, non lo so, tipo un sughetto con le cipolle, pure un po' particolare, nel senso non è... Sì, noi siamo abituati con l'impreparata di cozze, col limone magari. Io la faccio col limone, per esempio. Sì, e col pepe pure. Qui invece sì, c'è una salsetta con le cipolline, sì, però è buona. Voto alle cozze, che è il piatto portante della sagra. Per me un 8,5. Allora, io gli voglio dare soltanto una piccola critica, così per essere un po' il bastian contrario. Gli do 8. Se devo dare una piccola, parziale critica, dico che non mi è piaciuto il fatto che alcune non hanno pulite bene. Un po' sembra una banalità, però insomma, e per me quello è l'8, cioè
vabbè, 8, non è che stiamo parlando, perché sennò qui magari qualcuno dice ah è brutto voto, 8, di solito prendevo a scuola, 8 ero felicissimo. Il cibo in generale sacra, che diciamo il menù, allora, non è che offre molto. Non è vastissimo, offre gli spaghetti alla marinara. Alla marinara. Offre le cozze e le patatine fritte, sì, quindi diciamo, queste sono le tre cose che potete mangiare. Sono un amante del menù stringato alle sacre, però forse questo è un po' troppo stringato. Forse qualcos'altro da mettercelo. Cioè, insieme alle cozze forniscono il pane, questo c'è da dirlo, perché uno dopo fa la scarpetta, che questa è una cosa proprio da sacra, e è giusto così. Il cibo in generale, secondo me, un bell'otto se lo merita tutto, perché comunque gli spaghetti erano buoni, cioè a me sono piaciuti, le patatine erano cotte bene, non erano bruciate, cioè erano cotte bene, erano asciutte. Sì, le patatine, vabbè, normali, diciamo, niente che, io dico che, a me non mi hanno impressionato troppo gli spaghetti rispetto a Simona, cioè mi sono piaciuti, però non mi hanno fatto volare, è un 7,5. Ah, se vi devo dare un consiglio, noi abbiamo preso due piatti di cozze e uno spaghetto da dividere. Vi consiglio di fare il contrario, cioè due spaghetti e una cozza, perché le cozze sono veramente tante. E ora andiamo, Simona, a il conto. Abbiamo speso per tutta la famiglia che abbiamo offerto noi per oggi. Per tutta la famiglia abbiamo preso 5 porzioni di cozze da 9 euro l'uno. Esatto. Il conto lo metti così, tin tin. Quindi 9 euro a porzione. Guarda, non sei piccolina, di cozze. Sì, infatti, non riesce a inquadrarmi in nessuna posizione, mi devo mettere tipo lì sul prato. 9 euro a porzione per le cozze, 9 euro a porzione per gli spaghetti. Un po' troppo. Per gli spaghetti un po' troppo. Però pure lì, secondo me, cioè se non mangiate tanto i carboidrati la sera, secondo me il piatto uno è da dire. Sì, però dico 9 euro per gli spaghetti secondo me è un po' troppo. Ma forse sai 6-7 euro era ben condito, le cozze per assurdo, gli dico erano talmente tante che forse anche 10 euro poteva andare bene. Sì, però vabbè, sì. Comunque voto al conto. Ah, voto al conto in generale, diciamo che noi abbiamo speso 7,5, tutta dai, la famiglia 85 dai, euro, ma eravamo in tanti. Sì, ma dai, il conto è da 8. È 8. Voto quindi generale. Abbiamo preso una bottiglia di vino, 6 bottiglie di acqua, 5 porzioni di cozze, 2 porzioni di due primi, e quindi due spaghetti e due patatine. Ma ripeto, se poi venite, vi prendete un'impreparata di cozze, due spaghetti, quanto spendi? 9, 9, 18, 27, con 40 euro mangi e bevi col vino. Più due bottiglie 29, cioè più il vino. Acqua. Quindi il conto voto, secondo me voto 8, ci sta, dai. Sì. E alla saga in generale, quindi che voto dai, alla luce di tutto questo? 8. L'ho detto. Ah, sai che in genere 8. Sempre 8. Tutto 8, topino tutto 8. Allora, rimani qua per le 8 conclusioni. 8 e poi dopo, sì, basta, perché io voglio andare alle bancarelle. Cioè, stiamo lì, stiamo aspettando le bancarelle, ci sono le bancarelle. Ah, tua figlia vuole andare alle bancarelle. Adesso usa sta scusa. Però io non ho il voto alla sagra. E il mio voto alla sagra è 7,5 pieno. E mio 8. Quindi ve la consigliamo sta sagra? Nel complesso sì. Sì, nel complesso sì, si consiglia, è buona. Diciamo, diciamo questo. Ci farei a correre per venire qua, cioè farei dei chilometri per venire a questa sagra? No, se mi ci trovo ci però, vengo. Però state in un raggio... Se sto in zona... 20 più o meno. Ecco, questo è il concetto, non è una sagra come... Non è come la Maialata. Stringi, andiamo. Non è come la Maialata che vi abbiamo parlato lo scorso anno, che veramente è da venirci sempre, però è da andarci. E allora se questo video vi è piaciuto? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina. Fallo. Attivate la campanellina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!